Ciao Dodò! Ciao amico, cosa stai facendo di bello? Stanno usando questi profumatissimi limoni Una fiaba messa in scena sul balcone di casa è quella inventata dalla poetessa Paola Mara De Maestri col figlio Gioele di 9 anni, un modo per lanciare un concorso di poesia e disegno e tenere ben viva nei piccoli la creatività. Ma non hai capito? Osserva dalla tua finestra. Apri il cassetto dei ricordi. La vita è bella! Ciao! 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 La vita è bella è il tema della prima edizione del concorso di poesia e disegno organizzato dal Laboratorio Poetico e da Forme, Luce e Ombre di Valtellina per coinvolgere in modo creativo i bambini dai 6 ai 10 anni. Trovate il regolamento e la scheda di iscrizione sul sito di Valtellina, su quello dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio, e sul sito dell'Istituto Comprensivo di Cosio. Forza bambini, partecipate! La vita è bella! Giobbe da Grossotto, auguro a tutti una buona preghiera. Bravo Giobbe! Saluta Giobbe i tuoi fans! Che delusioni, ma perché non usavo? È un'ambizione che cresce piano piano e strillo forte, mi sento anche vicino. Non ti sto bene, ma perché non usavo? C'è un bel motivo, ed è il coronavirus, è contagioso, per questo non usciamo. La vita è bella, anche il primo piano. Chi se ne frega? Basta parola con me, il mondo è matto perché un vaccino non c'è. Basta una sola persona per farne male, altri 43. E se la cosa si sa, il virus si fermerà. Resta a casa perché tutto dipende da te. Un vaccino